Evidentemente ci deve essere una relazione tra la Chiesa e il cinema, sono tanti, penso a Martin Scorsese che è stato in seminario e poi ha fatto cinema. Come ha sentito invece quella vocazione dello spettacolo? Ma io ovviamente a quell'età non è che si senta la vocazione. Nella famiglia Zagaria, che è il mio cognome vero, ha la fortuna, uno Riccardo, mio padre, di avere un figlio che vuole studiare, perlomeno all'elementare io avevo voglia di studiare, di imparare, sono sempre stato curioso di capire. E disse allora quando uno vuole studiare per nobilitare la razza o avata la bouteille, così diventa notaio, che era la massima cosa. Ho dato un premio sia di quelli campanello, decidevano loro. Quindi io in tutta la mia vita devo dire che due fasi belle le ho saltate, cioè la fanciullezza e l'adolescenza. La fanciullezza perché c'era la guerra, dovevi scappare, il bombardamento, corri, vatti a ricoverare nei ricoveri contro i bombardamenti, finché morissi dopo, non era la speranza di non morire, e che forse muro dopo, anche questa era una cosa che mi era rimasta impressa da bambino. O poi ho saltato anche subito dopo la guerra, in periodi post-bellici, si diceva sulla Gazzetta di allora, finalmente i nostri ragazzini adesso potranno rigiocare per strada a pallone, eh? Niente, andare in seminario, responsabilizzato subito a vestirsi da solo, a vestirsi dentro le lenzuola, sotto per non far vedere agli altri che stava, insomma, una rigidità incredibile. In ginocchio, il latino, il greco, la filosofia, però tutte cose che mi sono servite nella vita. Ho saltato queste due fasi, quindi tutto considerato io poi in Puglia ci sono stato poco, perché quando ho continuato gli studi, ho tentato di continuare gli studi, per passare al liceo classico, perché il mio sogno era quello di fare il chirurgo. Cosa che anche questa poi mi è servito, perché adesso ancora oggi vado a vedere molti interventi, ho fatto, non ho guardato. Tutte e due i parti cesarei di mia figlia Rosanna, non solo ho assistito, ma ho aiutato il professore a far nascere i miei nipotini perché avevo preso un po' di pratica, quindi davo una mano, fa questo, fa questo. Con Rosanna, che è la vera comica di famiglia, che aveva fatto l'iniezione epidurale in tutti e due i casi del cesareo, che diceva al professore: Nico, tutto adesso mi devi spiegare a mio padre il parto, non lo puoi spiegare un'altra volta, mi fate partorire sì o no? Quindi, avendo saltato quelle fasi, io sono rimasto poco in Puglia, poi sono andato via con una compagnia di varietà, ecco perché sento questo richiamo, che non vedo l'ora di scappare in Puglia, soprattutto nella provincia mia, qua, a chilometro certo, a chilometro zero, per sentire gli odori, stavo raccontando prima dei giornalisti. Uno mi ha detto: quali odori? L'ACE, la pastanaca. Voi dite la pastanaca come noi diciamo la pastanaca, la carota. Però adesso non mi permetto più di dire la pastanaca perché dopo anni l'ho capito, mi pento pubblicamente che ho esagerato a dire Homer, Le Pen, Lomman. E adesso cercherò di dire Romain. Che non è né A né E, perché prima giustamente bisogna dirle questa verità, una volta la devo dire. Prima si incazzavano i paresi veri, perché se andavano all'estero, uno fatto per dire che si laureava alla Bocconi di Milano e diceva alla fine sono di Bari, e poi dicevano: ah, di Peri, come dico Benfi, e questo si incazzava giustamente. Dicevano: non si dice così, ma si dice là. Però io non avevo colpa, perché io dovevo aprire, il mio desiderio è stato sempre quello di aprire il sentiero della pugliesità. Non so, Felice, se ti piace questo termine, il sentiero della pugliesità. Io dico, noi perché pugliesi, che siamo un popolo bellissimo, non abbiamo le cose di prima, le cose teatrali, non abbiamo una drammaturgia come i napoletani, cioè, hanno avuto i fratelli De Filippo, e Totò, e Scarpetta, Pulcinella, noi i siciliani Pirandello, Mosco, noi niente. Quindi la mia fissazione era quella di aprire un piccolo sentiero alla pubblicità. Ho cominciato a zappare da allora, allo spettacolo, pensando un giorno devo parlare
certo linguaggio che poi devo usare nei film, che poi piano piano smusso gli angoli se vedo che quella frase non la capisco, non la correggo, no? Per arrivare a oggi, che spero che zappando un piccolo terreno lo spianato, e comici molto molto più bravi di me, giovani, sono loro che continueranno adesso la strada, mi auguro. Ora